La pioggia di sabato scorso ha slittato l'uscita dei carri allegorici prevista per le 6 del mattino in occasione del carnevale estatico a Fano. Dopo un miglioramento del tempo, alle 3 del pomeriggio, i grandi portoni degli hangar di Viale Piceno si sono aperti dando respiro alle opere dei maestri carristi. Tra qualche sprazzo di cielo azzurro e alcuni nuvoloni neri, le allegorie hanno poi raggiunto i punti stabiliti, ovvero la zona di Borgo Cavour e il Pincio. Il tutto si è svolto nel giro di poco tempo, grazie al lavoro dei trattoristi, dei volontari e la chiusura delle strade da parte di polizia locale e protezione civile. Il clou dell'evento poi si è svolto durante la serata di sabato e domenica, dove ha visto la partecipazione di turisti, ma anche fanesi e soprattutto bambini, con degli spazi dedicati tutti a loro. Anche se non hanno sfilato, sono stati apprezzati i 4 carri allegorici che hanno unito la satira ad un'interpretazione dantesca in chiave moderna. Come anche gli intrattenimenti tra musica, rievocazioni, giochi, spettacoli, caccia al tesoro e l'immancabile musica rapita. Non lo devo dare io, perché avendolo organizzato insieme ai miei collaboratori sarei di parte, però direi che il pubblico, i giornali, le televisioni ci hanno dato conferma che è andato tutto come doveva andare, ovviamente nel rispetto del periodo che stiamo vivendo, quindi siamo molto soddisfatti. Il carnevale estivo rimane un appuntamento riuscito se organizzato con i giusti criteri, un'opportunità per valorizzare soprattutto l'edizione invernale. L'evento estivo vorremmo ovviamente riproporlo, perché abbiamo capito che funziona. Ovviamente, se non saremo più nel periodo Covid, potremo essere più liberi di organizzare diversamente il carnevale, vedremo se ci saranno le economie per farlo. Tanto occhi puntati sulla prossima edizione del Carnevale Fanese, in programma per il mese di febbraio. Il Carnevale 2022 si concentrerà tutto nel mese di febbraio. Al momento ovviamente non mi pronuncio su novità eventuali, perché purtroppo le cose cambiano repentinamente in questo periodo. Di conseguenza vi aspettiamo ovviamente al Carnevale di Fano 2022. Verso mezzanotte e mezza invece i carri hanno raggiunto di nuovo i capannoni, dove torneranno di nuovo a riposarsi per poi uscire il prossimo anno con un nuovo tema e regalare emozioni a grandi e piccoli.